Salute amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Oggi siamo su 7 Days to Die, non proprio in gioco, ma più che altro siamo su un gameplay trailer. Perché è uscito il 4 maggio proprio un gameplay trailer che spiega come 7 Days to Die abbandoni finalmente il Early Access dopo quasi 10 anni, o forse anche più di 10 anni, per raggiungere finalmente la versione 1.0. Io ho conosciuto questo videogioco grazie a un mio caro amico, e quindi ho sempre giocato questo survival horror in multiplayer. Anche perché io credo che questo gioco in particolare, il multiplayer, possa dare il meglio di sé. Ma tralasciando questo, il gioco è stato modificato pesantemente nel corso di questi 10 anni. È migliorato, sicuramente. E oggi vediamo insieme il gameplay trailer. Survivor. I get so scared on blood moons. I wish someone could stay the night. Finalmente, Seven Days to Die c'ha questa storia, a quanto pare. Quindi la storia qua, intanto si dice che c'è stata questa guerra nucleare e poi c'è stata questa apocalisse zombie. Quindi quasi tutti, tranne ovviamente noi che giocheremo questo gioco, sono tutti zombie. Ma quello che noto è un miglioramento della luce, occlusione ambientale, no? Tutti questi dettagli grafici, una fluidità in multiplayer, almeno da questi piccoli momenti. Mi pare anche nuovo armamentario, vestiti, qualche arma in più, qualche protezione in più. Io spero che abbiano modificato il sistema di costruzione e di raccolta delle risorse, nel senso di punti vita che hanno gli oggetti, perché per poter fare veramente tutta quella roba là non è che ci vuole 2 ore, ce ne vuole almeno 2 giorni, cioè, ma non 2 ore in 2 giorni, 8 ore in 2 giorni. Quindi potete ben capire che insomma ci vuole un po' di roba. Però ad esempio quella Meteoritici mi sembra che io non l'ho mai vista, forse non l'avrò mai trovata, però comunque esce su PC, Steam, PS5, Xbox Serie X ed S. Ottimo. Io quello che spero di più è che
questo gioco possa avere una grafica che è migliorata poi tanto nel corso di questi 10 anni, ovviamente. Infatti non si può dire il contrario. Diciamo che una cosa importante, essendo che un gioco che sarà sicuramente sempre continuo, è la stabilità dei server, la fluidità. Io spero in pochissimi cani di frame, non per forza dovuti a un PC, ma proprio dovuti a internet, alla stabilità del server, eccetera. Ma quello che mi ha sorpreso è il prezzo, perché il prezzo c'era scritto che dai 25 di mo' a 45. Per me 45, ma c'è scritto dollaro, quindi vorrei capire in euro se manterranno sempre 45 euro o 40 euro. Però insomma è un prezzo leggermente alto. Perché a 25 di Early Access tu già là ti poni in dubbio, perché dici: e se non lo finiscono mai? Cosa legittima, siccome ci hanno fottuto 10 anni per farlo uscire da Early Access. E se non lo completano mai, io pago 25 per un prodotto non finito, e quindi i dubbi sono legittimi. Quando però mi butti 45 dollari, in questo caso, per la versione 1.0, io personalmente a questo prezzo non lo prenderei. Sarei sceso sui 35-40, diciamo un 5-10 euro di differenza. Ma è una mia opinione, ovviamente, per personale, una mia osservazione, e quindi prendetela come tale, perché ci sono giochi che poi, bisogna anche dirlo questo, ti fanno pagare 40-50 euro e sono ancora in Early Access e non sai se lo finiranno mai. Quindi anche qua posso lamentarmi, però nemmeno più di tanto, perché il supporto c'è sempre stato, lo sviluppo c'è sempre stato. Io ho portato anche dei video sul canale riguardante a 7 Days to Die, quindi diciamo che innanzitutto sono assolutamente contento, contentissimo che finalmente esca la questione di Access e che possa essere finalmente goduto nella sua versione 1.0 definitiva. E nulla. Io spero che ci siano anche nuovi tipi di missioni, nuovi modi per avere risorse in determinato modo, non solo attraverso delle missioni, ma anche, che ne so, attraverso altro. Ho delle buone speranze, anche perché la versione che giochiamo, no, che è Early Access e tutto, è molto divertente, non si può dire di no, anzi. Quindi aggiungere più contenuti non fa altro che bene a questo bel gioco, perché anche a me, che non piace il survival horror, che a me non piace il genere horror purtroppo, non mi piace da giocare. Però io mi diverto a 7 Days to Die. E se uno che a cui non piace tanto il genere horror si diverte a un survival horror, ragazzi, ne vale la pena. Ecco. Va bene, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi anche voi cosa ne pensate di questa nuova versione 1.0. Se sapete più informazioni di me, se potete contraddirmi con qualcosa, fatemi sapere sotto nei commenti. Noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.